Come iniziare questo video nella maniera più spontanea possibile? Allora, sono molto emozionata. Innanzitutto ci tengo a dirvi che in questo periodo non ho fatto video perché ero molto molto stanca. Oggi è 19 marzo, è dalle 6 di questa mattina che sono in travaglio. Sono svegliata e ho iniziato ad avvertire dei dolori, diciamo, simili a quelli del ciclo. E sono rimasta a letto e ho iniziato ad avvertire le prime contrazioni ogni 10 minuti. Sono rimasta un'oretta a letto e poi alla fine, insomma, ho capito di essere entrata in travaglio. Diciamo, sto nella fase rosea adesso del travaglio. E infatti ne ho approfittato per sistemare casa perché io sono fissata. E quindi ogni volta che avevo una contrazione mi fermavo, poi riprendevo perché comunque sia la natura è straordinaria. Nel momento in cui hai la contrazione non vuoi parlare con nessuno, nel momento in cui ti passa invece ti senti bene. Questo quando comunque le pause tra una contrazione e l'altra non sono tantissime, perché poi quando ce l'hai tutte una dietro l'altra non vuoi proprio parlare più con nessuno, anzi guai a chi si trova davanti a te. E poi altra cosa, sono riuscita anche a lavarmi i capelli, questa è una cosa importante per me. E adesso sono quasi le 11, come vi ho detto il travaglio è cominciato questa mattina, sono a 40 più 5, come al solito i miei figli si fanno attendere e il peso stimato dovrebbe essere intorno ai 4 kg, quindi come più o meno i fratelli. Ale, se vi ricordate, 4,3 kg, Maria Sole 4 kg e vedremo insomma lei. Adesso è tutto quanto pronto, prendiamo la borsa, la mettiamo in macchina e vado da mia mamma perché voglio trascorrere parte insomma del travaglio insieme a lei e mia sorella nell'ambiente familiare e visto che poi insomma ci sarai tu che sopporterai. Tu chi io? Tu che tra l'altro sei molto felice e sei molto felice perché oggi è il 19 marzo che è la festa La festa mia. la festa del papà. Quindi ti ha fatto anche questo regalo, Celeste. So io che ti ho fatto il regalo a Ma te. tu tieni presente di quello che succederà dopo, ricordatelo sempre. Tutte le maledizioni. Tutta la sofferenza che io proverò e capisci chi è che fa il regalo. Ma io questo lo dico sempre, che voi donne siete di un'altra pasta. Noi facciamo da supporto, però poi siete voi No, che ah, fate. io ho detto però una bugia, scusate, vi ho detto una bugia perché in realtà non è tutto pronto. Vi dico una cosa, io quando ho preparato la borsa per il parto avevo comprato i No, no, questo pistacchi. lo devo dire io. Lei che fa? Li nascondeva nella borsa del parto. No, non è che li Poi nascondevo, li mettevo li lì. poggiava là. Poi dopo io andavo e sentivo la notte un topolino tipo che sgranocchiava. Dico, ma che? Mi giravo e c'era lei che sgranocchiava i pistacchi e gli anacardi così, Ma come se non so fosse. quante volte l'abbiamo ricomprati, Avrà l'ho messo nella. preso nell'arco di. Perché la borsa è pronta da 2 mesi. No, da 2 mesi no, l'ho Da un presa. mese e mezzo, l'ultimo video che hai fatto. Sì. Da un mese e mezzo che è pronta la borsa, l'avrò comprati 6-7 Sì. volte. Normale, tutto regolare. Quindi adesso che cosa faccio? Cosa devo andare a prendere, signorina? Qual è la sua ordinazione? Allora, pizza bianca. Pizza bianca per il pranzo, perché vuole la pizza bianca. Poi devo andare a prendere nuovamente i pistacchi, gli anacardi, le noccioline, No, tutto qua. pistacchi e Solo anacardi. pistacchi e anacardi. Prenderò una cassa d'acqua, 6 bottiglie da 2 E poi litri. dopo il parto partiranno altre ordinazioni. Tu non sei una sorella maggiore, diventi oggi una sorella maggiore. Sei pronta per diventare una sorella maggiore? Per il momento tu sei. Io a questo punto non lo so, nascerà oggi secondo te? Anche se non è il travaglio quello, diciamo che c'è le contrazioni una dietro l'altra, ma ce l'hai una volta ogni 7, una ogni 10, eccetera, però alla lunga, dà fastidio, fa male, perché comunque le contrazioni quando arrivano sono tremende e durano, eh. Le contrazioni ogni 5, delle volte anche 4 minuti e mezzo forti, quindi adesso stiamo andando in ospedale che fortunatamente sta vicino casa. Per il momento non mi fanno male i reni, che è la cosa più importante, e vediamo di quanto sono dilatata. Al momento è tutto abbastanza sopportabile, santa epidurale, non vedo l'ora di avere tra le braccia Celeste. Non c'è stato che capì niente quando gli dicevo di Adesso prendere le stavo cose cercando di nelle. realizzare, ma non. Per quanto può essere gran parte tutta roba vostra, io non mi permetto, però pure noi uomini, cavolo. Ma sto regalo che ti sto a fare il giorno della festa del papà? Grazie, amore mio.
si è fatta attendere, ma finalmente è nata Celeste. E devo dire che questo, rispetto agli altri parti, è il parto che è andato meglio. Travaglio abbastanza gestibile. Quando sono arrivata in ospedale ero dilatata di 5 cm e ho chiesto di fare l'epidurale. Esperienza super positiva. Oggi mi sento un pochino stordita, che questa notte non ho dormito, perché comunque lei è nata alle 21:48. Poi sono stata 2 ore con Christian e poi mi hanno portato in stanza a l'una di notte. E non riuscivo a dormire perché faceva caldissimo. Poi avevo un'adrenalina pazzesca, non vedevo l'ora di vedere Celeste, visto che l'avevano portata via per fare, diciamo, dei controlli. E poi mi hanno chiesto se preferivo, insomma, che rimanesse al nido, visto che avevo da poco partorito. Quindi non ha trascorso la notte con me, però alla fine sarebbe stato meglio, perché alla fine non sono riuscita lo stesso a dormire. A breve arriveranno i bimbi e sono molto curiosa di vedere la loro reazione, e il mio cuore scoppia di felicità. È arrivato il pranzo, oggi mi va di lusso, visto che è giovedì, gnocchi, polpette, purè, vabbè che non è che c'entra tanto, pane, arancia e budino. Mi hanno sorpresa perché c'è anche il sale, olio e grana padano. Devo dire che lei, quando sta in braccio a te, si calma e guarda come dorme tranquilla. No. Hai visto, Ale? La abbracci, ma se vuoi dopo la mettiamo la copertina. Dopo la possiamo mettere la copertina. Sono ancora molto gonfia. Comunque sono molto felice perché oggi finalmente si torna a casa dagli altri miei 2 gioielli e non vedo l'ora di cominciare questa nuova vita in 5. Anche loro sono super emozionati, quindi tra poco ci prepariamo. E ieri, non potete capire, mi si è stretto il cuore perché quando è andata via Maria Sole si è messa a piangere, non per una questione di gelosia, più che altro perché voleva che io e Celeste tornassimo insieme a lei a casa. Finalmente il giorno è arrivato e niente, andiamoci a preparare. Finalmente si torna a casa. Lui, come al solito, sfruttato per portare borse e borsoni. Tanto. Ciao, Nicca, io le... Mi sento Tom. Oh. Ma noi la possiamo mettere in quella carrozzina, mamma. Mica la potete. No, sì, perché... Qua dentro, mamma. Benvenuta.